La casa d'Asburgo è una delle più importanti antiche famiglie reali e imperiali d'Europa. Il nome Asburgo deriva da Habsburg, castello fatto costruire da Werner II, conte di Alsazia. È situato nell'omonimo comune del cantone svizzero di Argovia. La Rocca dell'Astore è stata la sede originaria e feudo comitale degli Asburgo. In origine sono cortigiani dell'imperatore Federico I, detto il Barbarossa, poiché seguono la sua carrozza nei cortei reggendo l'Astore. Nel 1273, con Rodolfo I, gli Asburgo guadagnano la dignità imperiale ottenendo l'esclusivo dominio su Austria, Stiria e Carniola. Questa nomina però non viene riconosciuta da Ottocaro II di Boemia, che tuttavia dal conflitto armato esce sconfitto. In questo modo Rodolfo riesce a strappare e arrivare il possesso della Marca Orientale. Dal sud-ovest della Germania la dinastia comincia quindi ad estendere la sua influenza e i suoi possedimenti verso est, nell'odierna Austria. Alberto I diviene re dei Romani nel 1298. La sua discendenza dinastica, anche detta linea albertina, si estingue però con Ladislao il Postumo nel 1457, mentre quella leopoldina perdura negli anni. Federico I di Stiria, infatti nipote di Leopoldo III, diviene imperatore col nome di Federico III, che riesce a riunire i vari possedimenti asburgici sotto un'unica bandiera e anche ad elevare l'Austria ad arciducato, grazie ai documenti passati alla storia col nome di Privilegium Maium. Suo figlio, Massimiliano, dà inizio quindi a quella serie di matrimoni che faranno degli Asburgo la più potente dinastia d'Europa. Le nozze con Maria di Borgogna, erede dei possedimenti borgognoni, quindi dei Paesi Bassi, e quelle del figlio Filippo il Bello con Giovanna, detta la pazza, erede dei regni di Castiglia e di Aragona, permettono infatti al primogenito, futuro Carlo V, di ereditare il più vasto impero della terra, un impero dove si dice non tramonti quel sole. Nello stesso periodo viene coniato il motto della dinastia A-E-I-O-U. Il fratello di Carlo V, Ferdinando I, sposa quindi nel 1521 l'erede del regno di Boemia e di Ungheria. In questo modo anche questi territori passano formalmente sotto il regno degli Asburgo a partire dal 1526, per essere riconquistati agli ottomani poi nel corso delle guerre che si susseguono alla fine del secolo successivo. In pratica, all'inizio del XVI secolo, gli Asburgo si ritrovano padroni di quasi tutta l'Europa continentale, dall'Austria alla Carinzia, dalla Castiglia ai Paesi Bassi, dalla Borgogna alla Franca Contea, dall'Alsazia all'Aragona, fino a tutti i territori delle colonie spagnole del Nuovo Mondo. L'unico ostacolo al dominio assoluto rimane quindi il Regno di Francia, i principi tedeschi e la corona inglese, che comincia proprio in questo periodo a saccheggiare i carichi d'oro e di argento provenienti dalle colonie. Carlo V, dopo aver quindi conquistato il dominio anche dell'intera nostra penisola italiana, dopo la sconfitta dei francesi a Pavia e dopo aver imposto al Papa la sua incoronazione in San Pietro, è costretto ad abdicare a favore del figlio Filippo II, il quale eredita la Spagna con le colonie, i possedimenti italiani, i Paesi Bassi e la Franca Contea, mentre il rimanente viene dato al fratello Ferdinando I, insieme alla corona imperiale. Filippo II deve affrontare quindi due guerre. La prima è quella di indipendenza olandese, nelle quali le sette province si staccano dal futuro Belgio, che rimarrà sotto il controllo spagnolo fino al 700. La seconda viene combattuta invece contro l'Inghilterra e termina già nel 1588 con la sconfitta dell'invincibile armata, che segna anche l'inizio del declino della Spagna, che appunto fino a mezzo secolo prima era considerata egemone incontrastata in Europa e negli anni. Gli Asburgo di Spagna partecipano quindi alla battaglia di Lepanto, nella quale la flotta cristiana sconfigge la flotta turca. Ma il regno di Filippo II termina con la guerra che scoppia qualche anno dopo contro Francia, Inghilterra e sette province. A Filippo II succede quindi Filippo III, il quale, mentre riprende le guerre contro Inghilterra e Paesi Bassi, procede all'espulsione degli ultimi 300.000 mori, un provvedimento che aggrava la già precaria situazione economica del paese. Nel 1568 le sette province che hanno firmato il Trattato dell'Unione di Utrecht danno inizio quindi a una ribellione che porta alla guerra degli 80 anni. In questa guerra si distingue il Duca d'Alba, proprio per l'efferatezza mostrata nel reprimere della rivoluzione olandese. Prima che i Paesi Bassi possano essere riconquistati completamente, scoppia quindi la guerra tra Inghilterra e Spagna, che costringe le truppe spagnole a interrompere la loro avanzata. Nel frattempo l'esercito di Filippo riconquista le città commerciali di Bruges e Gand,
Anversa, a quell'epoca uno dei porti più importanti del mondo, cade il 17 agosto 1585. Questo significa la fine della guerra degli 80 anni tra Province Unite e Spagna, che da quel momento in poi diventano i Paesi Bassi Meridionali. La Repubblica delle Sette Province continua a combattere però, fino al 1648. La perdita definitiva dei Paesi Bassi Meridionali provoca quindi la fuga dei ricchi mercanti calvinisti verso il nord. Molti fuggono ad Amsterdam, che a quel tempo è un piccolo porto destinato a trasformarsi rapidamente in uno dei più importanti porti del mondo, fino a sostituire la stessa Anversa. L'esodo dalle Fiandre e dal Bramante viene descritto come la creazione di una nuova Anversa, appunto, anche perché all'immigrazione di massa dai Paesi Bassi meridionali si affianca un massiccio flusso migratorio di perseguitati religiosi, ebrei, sefarditi dal Portogallo e dalla Spagna, ma anche ugonotti dalla Francia. Questa immigrazione di massa diviene un'importante forza propulsiva che dà gambe al cosiddetto secolo d'oro olandese. Far fiorire il commercio, l'industria, le arti, la scienza e anche la diffusione dei mulini a vento in maniera capillare e la diffusione della torba, che può essere trasportata facilmente sui canali fatti costruire fino alle città. Mentre l'invenzione delle prime segherie permette la costruzione di una grande flotta di navi, necessaria per commerciare in tutto il mondo e difendere i commerci militari, gli interessi commerciali della Repubblica. La Compagnia Olandese delle Indie diventa dunque la prima e più grande impresa commerciale alla fine del XVII secolo. Le spezie sono importate in grandi quantità e portano grandi profitti a causa dei rischi che i navigatori si assumono e anche della domanda insaziabile. Nel 1609 viene quindi fondata la Borsa di Amsterdam, ben un secolo prima dell'omologo inglese. 10 anni dopo gli inglesi inaugurano la tratta degli schiavi, diventando, già attorno al 1650, il principale stato europeo impegnato in questo turpe commercio tra le due sponde dell'Atlantico, un primato che sarà scalzato dalla Gran Bretagna intorno al 1700. Il porto della città di Amsterdam diviene quindi la capitale europea della schiavitù, anche perché la Repubblica degli Stateholder mette a disposizione il suo porto anche per il commercio degli schiavi degli stati vicini, arrivando a ospitare anche 10.000 navi negriere, con il consenso e anzi con l'appoggio dei cosiddetti stati generali, il Parlamento bicamerale dei Paesi Bassi, composto da una Camera Alta, denominata Prima Camera, e una Camera Bassa, denominata Seconda Camera, nota anche con l'addizione di Camera dei Rappresentanti. Il fiorente commercio produce quindi una ricchissima classe commerciale e mercantile, che entra ben presto a far parte della nobiltà olandese, acquisendo proprietà immobiliari oppure comprando blasoni e sigilli dalla vecchia classe aristocratica, che a sua volta si mescola con i membri delle altre classi in ascesa per mantenersi a galla. I figli dei nobili olandesi sposano quindi le figlie dei ricchi mercanti, diventando mercanti essi stessi o intraprendendo una carriera pubblica o militare. In questo modo nasce la borghesia, l'alta borghesia olandese. Nel 1621, dopo la morte di Filippo III, viene incoronato il figlio Filippo IV in Spagna, che come suo padre si scontra e combatte nuove guerre contro Francia, Savoia, Sette Province e anche contro la Repubblica di Venezia. Ne esce nuovamente sconfitto e perde quindi importanti territori in Italia e nelle colonie. L'ultimo Asburgo di Spagna è quindi Carlo II, figlio di Filippo IV, che come il padre si dimostra inetto e incapace. Con la sua morte senza eredi nel 1700 scoppia tra Francia e Austria l'ennesima guerra di successione spagnola, che determina il crollo totale della potenza spagnola e la fine della dominazione asburgica in Spagna.